L'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma è un'associazione scientifico-culturale che si occupa di ricerca, formazione, clinica e prevenzione nel campo della sessuologia. Qui lavoriamo secondo un approccio integrato, significa alle varie problematiche, significa dire che lavoriamo in un'equipe formata da diversi specialisti con diverse formazioni, che sono medici e psicologi, che si occupano in maniera olistica delle problematiche dei clienti o degli utenti dell'istituto. Qui inoltre all'Istituto di Sessuologia abbiamo una scuola di formazione in sessuologia clinica per psicologi e medici, che ha l'obiettivo di formare professionalità appunto nel campo della sessuologia clinica. Che significa questo? Significa formare operatori che siano in grado di raccogliere la domanda degli utenti, di saperla leggere, restituire, saperli orientare ed eventualmente avviarli a un trattamento. Il nostro istituto si occupa ormai da, diciamo, da moltissimi anni, da sempre, di consulenza sessuologica via mail, di consulenza telefonica e di consulenza vis-à-vis sia nel settore pubblico che nel settore privato, che consente alle persone che ci contattano un po' di esplicitare, di comunicare dubbi, paure, problemi che possono avere nella sfera della sessualità. La figura del sessuologo clinico in Italia non è riconosciuta diversamente dagli altri paesi europei. Il sessuologo dovrebbe essere un professionista o medico o psicologo che si occupa del disagio sessuale delle persone. Di gruppi, anche non solo del disagio, ma anche di fare prevenzione del disagio, cosa ancora più importante. Quindi di fare anche cultura in questo senso, della prevenzione e del benessere sessuale, quindi non cura della malattia sessuale, ma promozione di un benessere sessuale. Quindi in ambito clinico quello che possiamo riscontrare di più nella nostra pratica clinica ci sono diversi tipi di domande, no? Quindi possono venire delle persone che possono chiedervi: sono veramente omosessuale? Oppure possono venire ad esempio delle famiglie che vi possono dire: mio figlio è omosessuale, faccia di tutto perché questo no? perché mio figlio non sia più omosessuale, ritorni eterosessuale. Lì gran parte del lavoro consiste non tanto nel convertire nessuno, semplicemente a far capire alla famiglia che non c'è niente di male nell'essere omosessuale, ma non solo, nel senso che l'omosessualità è un orientamento normale e sano, come l'eterosessualità, la bisessualità, non è né meglio né peggio, ma viene considerato uno degli orientamenti sessuali possibili al pari degli altri orientamenti sessuali. L'orientamento sessuale è una delle componenti della sessualità e riguarda la preferenza sessuale di un individuo verso un altro individuo. L'orientamento sessuale può essere eterosessuale, può essere omosessuale o può essere bisessuale. Queste sono varianti normali della sessualità. L'omosessualità quindi è una possibilità normale di preferenza sessuale. Questo è quello che dice la comunità scientifica da 30 anni a questa parte. L'omosessualità è uscita dalla nomenclatura psichiatrica, dai manuali di psichiatria, quindi non è più considerata un disagio o un problema, ma semplicemente una variante normale della sessualità. Nel nostro paese ancora, diciamo, ci sono, nonostante la diffusione di informazioni, nonostante il proliferare di associazioni che hanno fatto cultura rispetto a questa tematica, ci sono ancora delle forti resistenze rispetto all'idea, come dire, che l'omosessualità sia una questione relativa alla normalità. Ci sono resistenze sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista certe volte scientifico. Ci sono colleghi che ancora ritengono di dover trattare l'omosessualità in quanto disagio psicologico. Nei nostri seminari parleremo anche dell'omofobia interiorizzata, dell'omonegatività interiorizzata,
che crea moltissime difficoltà alle persone omosessuali, delle difficoltà relazionali, delle difficoltà anche sessuali, ad esempio nella sfera sessuale. Quindi viviamo in una società eterosessista e omofobia, quindi tutti i bambini nascono in delle famiglie, ad esempio, no? dove possono sentire dei genitori che raccontano delle barzellette sugli omosessuali, oppure i mass media ci bombardano di immagini relative, delle immagini negative relative all'omosessualità. Questi messaggi negativi vengono interiorizzati giorno dopo giorno e anche gli omosessuali possono sviluppare una sorta di quella che viene chiamata appunto omonegatività interiorizzata, che poi produce tutte le difficoltà, ad esempio, che riscontriamo anche in ambito sessuale. Per quanto riguarda le fasce d'età, diciamo che la nostra utenza è piuttosto variegata da questo punto di vista. È chiaro che la più alta percentuale ce l'abbiamo nella popolazione giovanile, quindi parliamo di adolescenti e persone in post-adolescenza, dove in questo caso le richieste vertono principalmente appunto, come dicevo, sulle eventuali difficoltà sessuali. Questo io lo riscontro soprattutto tra le donne, cioè le difficoltà maggiori sono anche su un'area legata alle disfunzioni sessuali, quindi per esempio al desiderio sessuale e alla difficoltà nel raggiungere l'orgasmo. Queste sono le due problematiche più frequentemente riportate. Negli uomini invece sono più legate ad un conflitto, ai conflitti familiari, oppure alla difficoltà di adattamento, nella difficoltà di comunicare agli altri, quindi di venire fuori, no? Il famoso coming out. Questo perché storicamente, un po' culturalmente, l'omosessualità maschile è più difficilmente accettato, almeno questa è l'idea, per cui almeno per una donna è un pochino più semplice convivere anche nel vivere nell'anonimato rispetto ad un uomo. In questo clima culturale è chiaro che già da bambini si cresce con l'idea che c'è una sola normalità, che è, come dire, la versione che ci viene offerta in famiglia, che è di una eterosessualità. E quindi il ragazzo che in preadolescenza, in adolescenza, comincia ad avvertire delle tendenze di carattere diverso, sente anche molto forte la pressione a uniformarsi a uno standard. Questo poi, crescendo, può trasformarsi in, come dire, serena dichiarazione, serena accettazione, serena elaborazione del proprio orientamento sessuale, oppure in alcuni casi può sfociare in quello che si chiama omosessualità egodistonica, cioè un'omosessualità, un orientamento sessuale vissuto con grande disagio. Quindi sono le persone queste che tentano di negare alcune fantasie, alcune pulsioni sessuali, e cercano di mettersi in una strada più normale, per esempio fidanzandosi, sposandosi, avendo rapporti eterosessuali o cercando un aiuto psicologico. Allora qui bisogna stare abbastanza attenti, nel senso che si possono incontrare terapeuti di diverso orientamento. La maggior parte dei terapeuti pensa che l'omosessuale vada aiutato a esprimere se stesso, quindi a comprendere, ad accettare il proprio orientamento e a scegliere cosa fare di questo orientamento. Ci sono degli altri professionisti che pensano di dover portare, aiutare la persona a rimettersi nel giusto binario, e questi sono i professionisti che propongono le cosiddette terapie riparative. Il nostro istituto, l'Istituto di Astrologia Clinica, ha deciso di proporre una serie di seminari rivolti alla comunità omosessuale, visto anche un po' il momento storico, un momento in cui sempre di più si parla di terapie riparative. A Sanremo vince una canzone come quella di Povia su Luca la Gay, e il nostro istituto, che sempre si è interessato appunto alle tematiche, la tematica relativa all'orientamento sessuale, ha deciso appunto di promuovere dei seminari per sensibilizzare un po' il pubblico sulle appunto quanto sono nocive poi appunto le terapie riparative, che già per definizione danno un'informazione sbagliata, perché presuppone che c'è qualcosa di rotto che debba poi essere riparato, e quindi qualcosa di non normale
che debba essere aggiustato, e invece sempre di più si parla di terapie affermative, di terapie che vanno a risolvere l'omofobia interiorizzata o l'omonegatività interiorizzata, e questo è un po' l'obiettivo che prefigge il nostro istituto, e noi vorremmo appunto con questi seminari parlare di moltissime tematiche, di come la coppia omosessuale si è cambiata nel corso degli anni, sia il comportamento sessuale sia i ruoli che si hanno all'interno della coppia. Quindi no, possiamo vedere, non so, come ad esempio i ruoli, le coppie omosessuali, a differenza delle coppie eterosessuali, non possono far riferimento a dei modelli tradizionali predefiniti come le coppie eterosessuali, quindi sono un po' dovuti reinventare questi ruoli.